quanto riguarda il CD di Davide, in 5 secondi, è il suo terzo disco. E possiamo dire che è un disco un po' diverso dalla sua produzione, è un disco sperimentale, in cui Davide ha coniugato un nuovo tipo di musicalità, quindi una musicalità che ricorda un po' una dimensione futura, moderna, legato a una tradizione cantautorale italiana più classica. Io passerei ora la parola a Isabella, le vorrei fare qualche domanda sul suo libro e partirei chiedendole come nasce questa raccolta di racconti. Grazie Elena. Questa raccolta di racconti è nata mentre ero a Bruxelles, stavo facendo uno stage al Parlamento Europeo e ho sempre sognato, ho sempre sentito il bisogno di scrivere, di raccontare. E all'inizio è nato un po' come sfogo mio personale, quindi avevo bisogno di raccontare tutti questi pezzi di vita che vedevo intorno a me e che non ero abituata a notare, perché a Ostia è un ambiente più piccolo, più ristretto rispetto a una città cosmopolita come Bruxelles. E così molti racconti sono nati lì. Successivamente ho capito che venivano apprezzati anche da altre persone quando li pubblicavo e ho ragionato sul fatto che in effetti, proprio perché siamo sempre di corsa, è più facile che siamo disposti a leggere un post su Facebook nei momenti di attesa, nei momenti buca, rispetto a prenderci un libro, portarcelo in tasca e leggerlo nel momento del bisogno. E quindi ho ragionato su questo fattore, ho voluto creare di nuovo il piacere della lettura, però che fosse veloce, fosse breve, come un post, fosse rapido, insomma. Grazie Isabella. Un'altra cosa che mi ha molto incuriosito è la divisione che hai dato a questi racconti. L'hai divisa per stagioni, perché? Allora, andiamo di confessioni. In realtà sono tanto eterogenei e non sapevo come cavolo dividerli questi racconti, cioè dovevo dare un'idea di capitolo. Quindi la cosa è nata come li divido, li suddivido per creare un'immagine o qualcosa. Ho capito che alcuni erano più frizzanti, più freschi e quindi li ho collegati all'estate. Più di passione, ecco. Altri erano legati alla trasformazione, al cambiamento, quindi mi sembrava adatto l'autunno. Temi più tristi, più difficili, come la morte, li ho legati all'inverno e la primavera, ovviamente, la rinascita. Insomma, un po' tutti lo colleghiamo a quello come stagione, ecco. Parlavamo prima del linguaggio, ma non è la sola cosa molto bella che hai recuperato in questi racconti. Sono di stili molto diversi, quindi alcuni passano quasi dalla prosa alla poesia. Cosa ci puoi dire del tuo stile? Ho cercato, perché secondo me alla fine la scrittura non è solo contenuto, ma è soprattutto forma, di copiare un po' lo stile degli scrittori passati, per quanto mi fosse possibile ovviamente, perché da imparare ce n'è sempre parecchio. E quindi ho voluto riprendere anche stili come quello di Boccaccio, quindi più tendente a un linguaggio simile alla prosa, quindi simile alla poesia, perché poi la metrica è un discorso diverso, e altri invece più orwelliani, altri ho tentato di imitare uno stile più simile a quello di Sciascia, ecco, insomma, lo stile classico, ho cercato di utilizzare temi moderni in contrasto appunto con questo linguaggio particolare, ecco. Grazie mille. Una curiosità che magari è venuta anche a qualcun altro nel pubblico, queste storie, questi racconti sono tutti di un vissuto autobiografico, sono cose a cui hai assistito mentre eri a Bruxelles? Allora, sì e no, nel senso che due sono sicuramente autobiografici, non proprio come descrizione della mia vita, ma come descrizione di sentimenti che provavo in quel momento. Altre invece sono storie o persone che vedevo a Bruxelles proprio, o anche che vedevo qua persino. E poi ce ne sono alcuni che invece in realtà uno, che è tratto da un mio sogno, e quindi ho preso l'ispirazione da quello per scriverlo. Quindi hanno ispirazioni di ogni tipo, ecco. Uno tra l'altro autobiografico, tra virgolette, sempre nel discorso di prima, ne parlerò dopo, che poi è Calypso. Perfetto, dopo approfondiamo. Ultima domanda che ti vorrei fare, riagganciandoci a come è nato questo libro, l'hai chiamato Non Tempo. Come mai il tempo è così importante? L'ho chiamato Non Tempo per due motivi. Uno, per il discorso che abbiamo fatto prima, quindi che non abbiamo mai tempo, siamo sempre di corsa, la nostra giornata è scandita già fin dall'inizio. E abbiamo questi minuti che avanzano, che sono in coda in banca, mentre aspettiamo il bus o mentre siamo dal medico,
che in realtà sono sprecati, tra virgolette, perché se fate come me e prendete il cellulare, ci riempiamo di immagini o di situazioni che non ci regalano niente. Quindi ho voluto invece posporre a queste immagini qua qualcosa che fosse personale, di fantasia. Ma il tempo anche perché io stessa non avevo tempo, tra virgolette, di sfogare la mia scrittura come avrei desiderato, e quindi da lì il titolo. In ogni caso, è proprio per sottolineare questa fugacità, e a volte non ci rendiamo conto delle giornate che passano, e il tempo intanto scorre, e presi dalla quotidianità non ci rendiamo conto che a volte i giorni sembrano tutti uguali. Grazie Isabella. Il tempo però abbiamo detto che c'è molto centrale anche nel tuo disco, Davide, ci vuoi dire qualcosa? Sì, esatto. Il tempo è uno degli elementi preponderanti all'interno di 5 secondi, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di presentare questa serata assieme, per il fatto che principalmente il tema principale è quello che più ci accomuna, sia per quanto riguarda l'opera di Isabella che per quanto riguarda i 5 secondi. Quindi abbiamo unito le forze per creare una serata evento musicale che potesse racchiudere il più possibile questa grande tematica. Non sto a rubare altro tempo, quindi vi faccio sentire la prima canzone che ho scritto proprio per questo disco, che è Incanto, sulla quale ho lavorato più delle altre, quindi è stata l'opening del disco, nonché anche il video musicale che potete vedere su YouTube. E ve la faccio ascoltare. Grazie a tutti.
È un po' autobiografico perché, anche se in realtà non è una situazione in cui mi sono trovata, anzi per nulla, ho cercato di rappresentare un sentimento che provavo, che era quello che abbiamo provato un po' tutti, dove ci sentiamo agli estremi, ci sentiamo due poli nello stesso momento, quindi da un lato aggressivi, sicuri di noi, prepotenti se vogliamo, dall'altro invece insicuri, trascinati dalla società, costretti a in una sorta di corazza interna, quindi in realtà quando mi dicono io sono timida, invece io sono sicura di me non ci credo tanto, siamo un po' tutte e due, dipende un po' dalla situazione in cui ci troviamo. Vi confesso che sono molto più sicura di quando parlo in pubblico, per esempio, divento improvvisamente timida. E Calypso parla proprio di questa donna che, metaforicamente, al mattino di giorno è una cassiera di un supermercato ed è una ragazza molto dolce, molto semplice. La sera invece si trasforma in una spogliarellista ed è una donna fin troppo sicura, magari a livello troppo esagerato. E a un certo punto arriva un uomo che vuole conoscere entrambi i suoi lati e nel momento in cui li conosce lei diventa una persona sola, ma quando lui se ne va ecco che entra un po' il meccanismo di difesa, una delle due deve attivarsi, è la più forte, quella più aggressiva alla meglio. Se posso ve lo leggo, che faccio molto prima. Era bionda, coi capelli corti e gli occhi neri neri. Era anche riccia scura, con due smeraldi sul filo di lunghe ciglia spesse. Era Camilla, di giorno, la dolce cassiera del supermercato sulla terza. Era Calypso, la sera, la sensuale spogliarellista del terzo spettacolo. Le veniva naturale, come cambiare d'abito dopo una macchia di vino rosso. Non aveva famiglia, né macchina o amici. Aveva solo un piccolo appartamento sul parco, regalo di una bisnonna mai conosciuta, con mobili in noce e lunghe tende bianche. Profumava di ribes e lampone, proprio come lei, perché il profumo non lo cambia. Dormiva così poco che qualche mattina le capitava di addormentarsi in bagno, nella pausa lavoro. Aveva pensato di rinunciare a una delle due occupazioni, ma sentiva di privarsi di una parte di lei e così tornava ogni notte a quel palo e ogni mattina sistemava il latte col sorriso sulle labbra. Dei geni le aveva disegnato quelle labbra. L'alba di una domenica sera, mentre fumava una sigaretta accanto al portone del locale, le si avvicinò un ragazzo pompato con una grossa catena d'oro che gli pendeva sul petto. Partì dalle scarpe laccate rosse e la percorse con lo sguardo fino al pendente viola sul lobo. Parlarono come si parla mentre si attende l'autobus. Passato qualche giorno, il giovane la riconobbe a un caffè. Fu il primo in tanti anni, perché in fondo il profumo non lo cambi. Era Camilla e alla cassiera di periferia le cose eccessive erano sempre piaciute poco. Lo liquidò e la sera successiva Calypso coprì il ruolo della sua ingenua età. Si chiamava Paolo. E in poche settimane conquistò le lenzuola arancio di Calypso e lì vi rimase a lungo, tramando di baciare anche una contrariata Camilla. Era alto e bello, un po' ignorante, ma in pochi mesi riuscì nell'intento, fare innamorare la delicata bambolina. Portava abiti firmati e lavorava in un cantiere. Odorava di pasta e topobarba da menta. Per Calypso era un diversivo, una crema per le sue bruciature sulle cosce. A Camilla, in verità, disgustava un poco. Eppure non pensava che a lui, come una sigaretta velenosa e odiata che ti avvinghia dopo troppe ore di astinenza. Quando Paolo, ottenuta la dipendenza, tolse per sempre gli abiti dai mobili di noce, Camilla cadde in depressione. Calypso questa volta non l'aveva protetta. E così, al giungere di una domenica sera, Camilla si spogliò tra le luci soffuse, senza vergogna né eleganza, senza l'ingenua dolcezza di una cassiera di periferia. Calypso la guardava, deliziata, l'aiutò a sistemare il latte l'indomani, gli occhi verdi e le calze a rete, bionda col sorriso sulle labbra. Degli stolti le avevano baciato quelle labbra, perché il profumo non lo cambia.
una serata che poteva essere una serata piacevole di piacere con la persona che si ama diventa invece un qualcosa di atroce, di brutto. Basta solo pensare a quello che sta accadendo ultimamente sempre di più, cioè di queste povere ragazze che vengono violentate, che comunque subiscono delle violenze da uomini. E quindi questa canzone secondo me è assolutamente attuale, nonostante è una canzone di 40 anni fa, se non sbaglio. Quindi diciamo che Battiato aveva già percepito una problematica di questo tipo. Sì, Davide, hai proprio ragione, sembra come cioè, sono cose che non passano mai, purtroppo, nonostante siamo nel 2019, si sentono ancora tantissime cose brutte. E la spiaggia, infatti, come dicevi, comunque è un... può essere ovviamente teatro di situazioni belle comunque, come le vacanze, gli amici, i primi amori, l'estate, la fine della scuola e chi ne ha più ne metta, ma spesso si vede anche questa dualità, questo teatro di benessere che si trasforma in un teatro di orrore, di cose brutte che ci continuano ad accadere, ma non solamente... diciamo in casi così eclatanti, sono cose che succedono comunque tutti i giorni e quindi spesso, come dicevamo prima, tanti magari si nascondono dietro maschere per non far vedere agli altri il loro dolore, la loro sofferenza, e possono essere a volte maschere, come dire, più innocue, quindi uno è timido, non vuole farsi vedere, non vuole far sapere a tutti, non so, che ha problemi familiari o queste cose, ma ci sono poi maschere anche che sono davvero pesanti, come... che nascondono realtà domestiche spesso, realtà familiari molto brutte. E questo aspetto dell'apparenza, che poi in realtà ci accomuna tutti, mi ricorda molto un racconto di Isabella, il racconto Il supermercato, in cui assistiamo a uno scambio di battute tra queste due tra questi due personaggi, da una parte la donna con il velo, e dall'altra parte questa donna occidentale, che all'inizio ci appaiono così diverse. Uno inizia a leggere e dice wow, no, ovviamente noi stiamo dalla parte della donna occidentale, cioè ci piace, è libera, ha potere, è emancipata e ci piace sentirci così. Ma man mano che la storia si svolge vediamo che in realtà è una maschera che cade, che queste due realtà non sono poi così lontane come noi vorremmo che fossimo. E niente, Isabella, ci vuoi dire qualcosa tu? Sì, ho affrontato in questo racconto una tematica un po' delicata, in effetti. Il racconto parla di... ho cercato di mettermi nei panni di, meglio, di una ragazza di religione musulmana che viene data in sposa molto giovane e che con il marito viene trasferita in Italia. Si ritrova in Italia, va a fare la spesa in un determinato giorno, in un giorno preciso, e incontra, fa la conoscenza di questa ragazza invece occidentale e incomincia praticamente ad avere una sorta di invidia, ad osservarla, a vederla ricca, felice, soddisfatta, e anche lei pare presentarsi come tale. E invece alla fine del racconto si percepisce che la ragazza occidentale soffre in quel modo, ma l'ha tenuto ben nascosto e ha una realtà domestica ben peggiore di quella della ragazza che porta il velo. E volevo portare un po' a ragionare su questa tematica, sul fatto di dire che in realtà spesso, e purtroppo, è una tematica che io sento tanto, la prigione è solo diversa. Abbiamo le sbarre dorate, ma nel 2019 siamo ancora qua a combattere sui diritti d'aborto e sinceramente lo trovo veramente assurdo. Ma parlare anche del fatto che spesso diamo per scontato che siamo noi quelli avanti, siamo quelli progrediti e giudichiamo gli altri a priori e li emarginiamo, in realtà proprio perché così non ci dobbiamo concentrare sui nostri problemi, perché i problemi degli altri sono magari più evidenti semplicemente e quindi è più facile per noi. E, in realtà basta. Brava Isabella, sembra quasi da come hai, come dire, come hai posto la questione, che comunque questa, la figura di questa donna occidentale ricca e felice, come viene definita, in realtà incarni degli aspetti abbastanza negativi della nostra società e di tutto.
Però non so, a me ha dato anche l'impressione che potesse essere un personaggio più positivo, che potesse portare, magari sperando, a una svolta, comunque a un cambiamento. Sì, assolutamente, non è solo negativo, quindi non incarna solo questa falsità occidentale abbastanza diffusa, ma volevo anche sottolineare comunque l'aspetto della donna occidentale che ha sempre speranza, che in ogni caso in qualche modo spera sempre che le cose cambino, e lei, dando questa apparenza, cercando di darle, in realtà spera sempre, anche con gesti in realtà banali, di migliorare la situazione. Poi banalmente è sempre lei che è al supermercato, perché anche questa è una cosa che volevo rimarcare nel racconto, perché alla fine l'altra ragazza non si è resa conto che quando è che il marito va a fare la spesa, cioè c'è sempre lei. Però lei è sempre lì col sorriso e dice: no, alla fine le cose possono cambiare, alla fine sono già migliorate. Quindi da un lato incarna appunto questo concetto positivo. Ha delle storie d'amore, e in questo caso questa bellissima storia d'amore in cui all'inizio uno spera che sia così per sempre, diciamo. Questi protagonisti hanno un posto solo loro, dove possono tornare ogni volta e dove possono essere felici insieme. E esatto. C'è da sperare che sia sempre così, effettivamente. Scusate. E spesso abbiamo visto che questo amore può sfociare in storie un po' più tristi, come è stato per Talia, come abbiamo visto prima. Ma tu, Davide, questo tema lo hai affrontato anche in un'altra canzone, la canzone Vetro. Sì, sì, nel senso che il tema dell'amore in questo specifico contesto va un pochettino a cambiare, nel senso, se in Saturno è un amore che comunque dura nel tempo tra due persone in uno stesso contesto, che può essere appunto un pianeta metaforicamente in questo caso, invece in Vetro l'amore è finito, quindi un amore che ormai è finito, e ho immaginato una conversazione fra due persone, fra due ex amanti, attraverso un vetro, e quindi uno dice delle cose all'altra persona, e quindi c'è una sorta di conversazione che però non porta a una conclusione, ma porta tutta una serie di ragionamenti. Ce la vuoi fare sentire? Assolutamente sì.
corsa affannosa su strade sterrate. Per ogni cosa decidi di un'iniezione di autostima, possiamo dire. E questo mi fa venire in mente un racconto di Isabella. Sì, è l'ultimo racconto con cui vi diete oggi, permesso. E questo racconto si chiama La Lavanderia e ha un titolo un po' particolare, ma in realtà parla di due uomini che si vanno a bere una bella birra insieme e uno si sta per sposare, l'altro invece è in fase di divorzio. E a differenza di quanto potrebbe sembrare, anche perché ho scelto due uomini proprio per questo, perché due donne che si incontrano parlano apertamente dei loro sentimenti, solitamente, non tutte, non generalizziamo, però si confrontano, ne parlano, ne affrontano, analizzano tutto ciò che è passato, tutto ciò che deve avvenire. Invece gli uomini tendono un pochettino ad evitare di affrontare dei discorsi sui sentimenti, e infatti quest'uomo invece di apparire triste, come in realtà è, parla all'amico di questa avventura che ha con questa ragazza giovane, troppo giovane, che lavora nella lavanderia sotto casa sua. E il suo amico in effetti lo ammonisce, perché gli dice: guarda, non è solo te, ma questa è veramente tanto giovane, potresti in effetti influire negativamente su di lei. E lui reagisce in malo modo. È un modo diverso di analizzare appunto il termine di una storia, e un po' in questo caso quello che capita a molti di noi, che ci sentiamo un po' sminuiti, ci sentiamo che non contiamo più nulla, e quindi cerchiamo di rimpolpare l'autostima perduta, e in questo caso a volte facendo anche male ad altri senza che ce ne accorgiamo, ecco. Passo la parola a Elena. Grazie Isabella, io vi invito ovviamente assolutamente a leggere tutte queste storie bellissime di cui abbiamo parlato. Vi ringrazio per questa serata e stavo giusto per... scusate, volevo ringraziarvi per questa serata e volevo...